fammi fare questa cosa perché sono contenta. Giovanna Ringelli, ricercatrice di sociologia generale all'Università della Calabria, dove insegna genere e sviluppo nel corso di laurea magistrale in scienze sociali per lo sviluppo e la cooperazione. Dal 2011 è direttora del centro interdipartimentale di Women's Studies Millivilla dell'Università della Calabria e dal 2017 è co-chair di UpGender, European Association for Gender Research, Education and Documentation. Si occupa di politiche di genere, bilanci di genere, innovazione istituzionale, violenza contro le donne. Negli ultimi anni la sua attività di ricerca si è concentrata sui movimenti femministi italiani e transnazionali, con particolare attenzione ai fenomeni di backlash e attivismo antifemminista. Nell'intervento, che sentiremo tra poco, analizzerà il rapporto fra sessismo e razzismo in Italia, con particolare attenzione alle dinamiche legate alla violenza di genere e del controllo dei corpi. L'intervento, il titolo, razzismo, sessismo, omonazionalismo, late speech in Italia. Grazie. Grazie Bruno, io vorrei condividere insomma il ringraziamento e l'apprezzamento anche del rettore che ha fatto a me personalmente ovviamente questo cataclisma al centro di Women's Studies, non sono soltanto io, insomma io mi onoro e ho il privilegio di rappresentarlo. Allora, prima di introdurre il mio discorso devo ammettere e anticiparvi che quando avevo proposto il titolo, quando mi ero proposto il titolo e l'ho proposto, ero stata un po' troppo ambiziosa. Anche perché, più che corretta, ho cercato di controllarmi poi per essere il più chiara e specifica possibile e insomma, darvi delle indicazioni che appunto siano il più precise possibili. Quindi insomma, l'obiettivo del mio intervento è quello, come ha anticipato Bruna, di analizzare soprattutto l'intersezione fra sessismo e razzismo. Late speech non lo analizzerò diciamo, come categoria, ma lo utilizzerò come semplificazione e ambito. Allora, iniziamo da questa immagine che non è assolutamente casuale. Questa è una, diciamo, un'incisione del 1600 che rappresenta diciamo, la scoperta dell'America da parte di, non la scoperta, diciamo, l'ingresso nell'America da parte di Amerigo Vespucci. Il protagonista maschile è Amerigo Vespucci e la protagonista femminile è appunto una rappresentazione dell'America. Allora, che cosa potremmo vedere? Tantissime cose in questa immagine. Quello che colpisce in questa immagine è immediatamente la simmetria che c'è fra i due protagonisti. Un uomo e una donna, l'uomo vestito che porta i segni della saggezza, della scoperta, della civiltà occidentale, la donna, l'America, che viene scoperta, viene guardata, è nuda, molto probabilmente sarà, lo vediamo, lo possiamo immaginare dalla posa, anche violata. Nello sfondo non si vede benissimo, ma viene tutto lo scenario che vuole rappresentare in contrapposizione a quello che è un occidente civilizzato e civilizzatore, invece un'America selvaggia, brutale. Sullo sfondo si vedono alcune donne che stanno cucinando su un falò una gamba umana, proprio per rappresentare questa dimensione primitiva del luogo che appunto si va a conquistare, si va a violare. Allora, 1600, non so quanti di voi e quante di voi sanno o hanno visitato, se hanno visitato se ne sono resi conto, che nella Camera dei Deputati della Repubblica Italiana esiste un fregio, l'autore Giulio Rissi de Sartorio, che ha appunto dipinto questo fregio alla Camera dei Deputati nella prima decade del XX secolo, che rappresenta in buona parte il Ratto delle Sabine. Ratto delle Sabine, altro esempio, altra diciamo, ricordo, altra memoria di una violazione di un popolo altro che invadeva un territorio e attraverso l'invasione del territorio invadeva anche dei corpi che erano appunto dei corpi femminili. Il nostro Parlamento fa le leggi sotto questo fregio. Allora, voglio giusto dirvi due parole su quella che è una ricerca molto più complessiva, che ha a che fare con i discorsi
soprattutto nei social media, social network, fra eterosessismo e razzismo. Le costellazioni di discorsi, io sto raccogliendo materiale dal 2015 ormai, ha a che fare con tutti con una serie di frame discorsivi. Io, per come vi ho anticipato all'inizio, mi soffermerò su un frame discorsivo particolare, che è appunto esemplificativo di questa, diciamo, intersezione fra eterosessismo e razzismo, che è appunto la violenza maschile o la violenza di genere. Utilizzerò i social network, ma anche i discorsi di odio istituzionale. Allora, questo è un post su Facebook del 2014. Si tratta del profilo di Cosimo Pagnani, che ha appena ucciso nel 2014 la moglie. Vi faccio notare che quando è stata presa diciamo, lo screenshot, 256 persone avevano messo mi piace a questo post. Dopo qualche ora è stato eliminato questo post, è stato anche eliminato il profilo. Quando è stato eliminato, oltre 300 persone avevano messo mi piace e le condivisioni avevano superato le 400. Cosimo Pagnani, vi ho appena detto, che aveva appena massacrato la moglie a coltellate, la ex moglie con la quale aveva una figlia piccola. Siamo quindi di fronte a un omicidio reale, troppo reale, tragicamente reale, l'omicidio di Maria D'Antonio, appunto la vittima di Pagnani, che si scontra con una realtà virtuale in cui viene annunciato e commentato. E questa, diciamo, questi commenti sono rappresentati dalle centinaia di mi piace, che dimostrano e testimoniano in un certo senso come anche un atto efferato come l'omicidio fa scontrare la realtà virtuale, facendole però acquisire una valenza meno forte nel momento in cui è filtrata dal web. Perché, fra l'altro, ho deciso di analizzare l'odio online o l'hate speech online? Perché lo sappiamo, non mi soffermo molto su questo, il web ci permette di intercettare un confine fra realtà e realtà che è molto incerto, labile, confuso. Il corpo online è protetto al di là dello schermo, non si vede, non ingombra, l'identità si duplica, si triplica, le relazioni diventano molteplici. Lo spazio vissuto online si modifica in un luogo real virtuale, grazie al quale si eliminano le barriere limitanti date dalle convenzioni sociali. Questi 300 mi piace sono 300 individui che dietro lo schermo non sappiamo per quale motivo, non sappiamo quale massaggio stanno dando, stanno comunque erodendo una convenzione sociale che non ci permetterebbe di dire in una situazione come questa, diciamola reale, che io apprezzo l'annuncio di un omicidio. Facciamo un passo avanti. Nel 2018, a Macerata, un uomo italiano di 28 anni, Luca Traini, ha compiuto un atto di terrorismo di matrice fascista e razzista, sparando e colpendo 6 persone, tutte straniere, tutte di pelle nera. Il suo gesto, si dice, sarebbe una ritorsione per la morte di Pamela Mastropietro, di cui è accusato un cittadino nigeriano, Innocent Oshegale. Negli stessi giorni circola sui social l'immagine della testa decapitata di Laura Boldrini, accompagnata dalla scritta «Sgozzata da un nigeriano inferocito». Questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici. Macerata è la città, lo sappiamo, dell'ex presidente della Camera. Ma il fatto avrebbe potuto accadere ovunque, perché Boldrini è da tempo diventata il simbolo dell'apertura ai migranti, dunque il bersaglio preferito di razzisti e sovranisti. Non vi commento quello che vi faccio vedere sullo schermo, perché potete leggere il tenore. Ovviamente sappiamo benissimo che sono una selezione molto parziale di quello che corre sul web. Allora, 2018, Luca Traini, immagini e commenti su Laura Boldrini. Questa storia orrenda che vi sto raccontando comincia quindi con la morte di una donna, Pamela Mastropietro, passa attraverso un atto dichiaratamente razzista e si accompagna agli auguri di morte per un'altra donna accusata di tradire la sua razza. Credo che non ci sia, forse coagulo più evidente, dell'azione simultanea nel clima culturale attuale del nostro paese di sessismo, violenza contro le donne e razzismo. Certo, forse non è un clima culturale
recentissimo, proveremo a vederlo. Se non altro possiamo certamente dire che questo clima culturale è prodotto, riprodotto e amplificato oggi dai media istituzionali e non. Quello che voglio provare a discutere con voi è che nel presunto scontro tra ciò che è nostro e ciò che è altro, il corpo delle donne è confine, lo è sempre stato, confine, linea di separazione, campo di battaglia per l'affermazione di istanze identitarie. La violazione delle proprie donne indica una penetrazione del nemico nel cuore di un'identità che si ammanta di purezza, omogeneità e tradizione. E non c'è infamia più grave in questa prospettiva di quella delle donne che difendono il nemico, che rifiutano la logica del maschio italico, protettore della razza. La figura del nero o straniero, stupratore o omicida è trasformata dal discorso razzista in un atto di accusa ed esclusione contro interi gruppi. Ma il razzismo produce anche un altro effetto, ed è quello di costruire gerarchie sessuali tra uomini, bianchi e neri, nativi e migranti, e tra donne, le nostre e le altre. Come scrive, tra l'altro, Bellux, sessismo e razzismo sono sistemi interconnessi di dominio che si rafforzano e si sostengono a vicenda. Sul tema della violenza di genere, nell'ultimo decennio si sono prodotti in Italia diversi ordini discorsivi, tra i quali quello securitario, lo diceva prima Sabrina, a partire dal 2007 è stato senz'altro il più potente dal punto di vista mediatico e delle sue ricadute normative. Nel frame securitario in generale, la violenza di genere viene utilizzata come dispositivo per agitare allarmi sociali, giustificare provvedimenti repressivi, riprodurre retoriche emergenziali e allo stesso tempo costruire un ordine sociale eteronormativo. Perché 2007? Novembre 2007, siamo un mese dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, moglie di un ammiraglio della Marina Militare Italiana, per mano del cittadino romeno Romulus Mailat. Provo qui a tracciare da questo omicidio una sorta di genealogia, appunto da quella data, che si situa in un clima di alta tensione verso gli stranieri, i rom e i sinti, descritti da tutti gli attori politici, istituzionali e non, come un pericolo per la sicurezza e come la causa del degrado e della crescente paura percepita nelle nostre città. Ma questa genealogia si situa anche in uno scenario di stretta conservatrice ed eteronormativa sulla sessualità e la riproduzione delle donne e delle persone LGBTQI. L'omicidio Reggiani, avvenuto nell'ottobre 2007, segna un passaggio paradigmatico per quanto riguarda la violenza di genere e la sua strumentalizzazione, riportando alla ribalta nel dibattito pubblico come problema esclusivamente legato alla dimensione della sicurezza pubblica e dell'immigrazione. Giovanna Reggiani è moglie di un ammiraglio in pensione, e questo dato è continuamente sottolineato da tutti i mass media. Giovanna Reggiani viene descritta nel discorso pubblico come una donna del ceto medio, sposata, non più giovane, che mentre torna a casa dal lavoro viene rapinata, stuprata e uccisa da uno straniero di origini rom che vive in un campo nomadi illegale. Le circostanze che compongono la scena del crimine, nel suo senso più ampio, vengono tutte ricondotte all'immaginario del pericolo rappresentato per le donne italiane dagli stranieri che abitano le nostre città, in particolare i rom, che diventano emblema del processo di etnicizzazione dello stupratore. La reazione delle forze politiche dal 2007 è fortemente repressiva e allarmistica. In appena due giorni viene approvato un decreto legge dal titolo Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, che fra l'altro inserisce la cosiddetta norma anti-rom, ovvero l'espulsione di cittadini comunitari dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza. Questo decreto apre la strada alla legittimazione informale dei pogrom contro i campi nomadi di diverse città, mentre le forze dell'ordine provvedono a sgomberarli con violenza. La norma decade due mesi dopo, ma il clima di allarme sociale fomentato dai mass media e dal discorso pubblico istituzionale sedimenta il processo di criminalizzazione degli stranieri in relazione allo stupro delle donne italiane, tanto da determinare un aumento particolarmente sensibile della percezione dell'insicurezza legata proprio alla paura dei reati sulla persona commessi da stranieri, nonostante i dati ufficiali, dal 2007 in poi, dimostrino chiaramente una tendenza decrescente.
La campagna di allarme sociale e il panico morale prodotti si trasformano in un'operazione di strumentalizzazione del corpo femminile come luogo di conflitto e violenza simbolica, sul quale si costruiscono l'identità etnica e di genere di un noi contrapposto, ancora una volta, a un loro. In quell'occasione, 2007, si riproducono e rafforzano i discorsi razzisti, già di matrice coloniale, che costruiscono gli uomini immigrati come animali, selvaggi, incapaci di contenere le proprie pulsioni sessuali, pericolosi per le nostre donne, trasformando il problema della violenza sessuale in un generico problema di sicurezza del territorio. Allo stesso tempo questi discorsi, in modo più subdolo, rafforzano l'idea che le donne italiane, ma in fondo tutte le donne, hanno bisogno di essere protette. Le donne appaiono come individui intrinsecamente fragili, che necessitano della protezione di altri uomini o dell'ordine pubblico, rappresentato sempre da uomini. In altre parole, è in questa fase che diventa evidente e cruciale per i processi di etnicizzazione e per la concezione populista della sicurezza il discorso sulla violenza di genere. Il fatto che questi episodi di violenza contro le donne siano stati commessi da uomini stranieri fa sì che essi non siano considerati come episodi di ordinaria violenza sessista, ma come un caso specifico, particolare di violenza, la cui spiegazione è sempre da ricercarsi nella nazionalità, nella cultura, nella religione, dell'aggressore o dello stupratore. Si produce in questo modo un discorso, che si trasforma in una vera e propria realtà, in cui gli uomini stranieri sono percepiti come un reale pericolo per le donne bianche italiane e per la sicurezza pubblica. Parallelamente, si cancella la realtà della violenza maschile sulle donne in generale, che come sappiamo e come dimostrano i dati, è invece radicata nei rapporti familiari e affettivi di noi italiani. Un altro esempio. Maggio 2007, la morte di Barbara Ciccioni. È un altro modo, questo esempio illustra un altro modo in cui può funzionare questa combinazione di razzismo e sessismo. Il marito di Barbara Ciccioni, italianissimo, la uccide letteralmente di botte. Barbara era incinta all'ottavo mese. Il marito sostiene che gli assassini della moglie sono una banda di albanesi. Le indagini immediatamente smontano questa versione dei fatti e il marito verrà successivamente condannato. Ma non è un caso che il marito e suo padre scelgano di imputare l'omicidio a una banda di albanesi. Nell'immaginario degli italiani, in quegli anni, questo gruppo di immigrati sono stati per lungo tempo identificati come dei criminali, degli assassini, da cui appunto è possibile aspettarsi la peggior violenza. Parlando di banda di albanesi, non si fa altro che attivare un discorso già pronto, che può essere inteso da tutti, che vede negli extracomunitari, la cui nazionalità cambia a secondo del momento storico, della situazione geopolitica, vede negli extracomunitari un pericolo per la sicurezza delle famiglie italiane e in particolare delle donne, mentre la verità è che, come ho detto prima, il pericolo era ancora una volta dentro la famiglia. In questo caso il razzismo viene attivato per coprire l'ordinario sessismo, ma questo aspetto del caso Ciccioni ovviamente non verrà più preso in considerazione sui principali mezzi di comunicazione. Quindi, come detto, ci troviamo a un trattamento differenziale dei casi di violenza maschile contro le donne a seconda della nazionalità dell'aggressore e violentatore. Nei casi di episodi di violenza sessuale, anche accompagnati da omicidio, se sono compiuti da italiani, bianchi, si attiva una lettura incentrata sul singolo caso e prevalentemente di carattere psicologico. Si parla di gelosia, di raptus, di tragedia familiare, di difficoltà ad accettare la fine di una relazione, con l'esito di deculturalizzare la violenza maschile contro le donne. Si crea l'idea che nel caso italiano si tratterebbe di un problema di gestione privata della singola relazione, non di un problema strutturale. Al contrario, quando parliamo di popolazioni straniere, il problema è sempre nel modello culturale delle relazioni tra uomini e donne. Come scrive Rivera nel 2009, il razzismo istituzionale veicolato e rafforzato dal sistema mediatico alimenta la xenofobia popolare e se ne serve per legittimarsi. Parlavo di razzismo istituzionale, parlavo di strumentalizzazione securitaria, qual è l'effetto? Un effetto intrinseco e non certo collaterale è la vittimizzazione delle donne per bene, meritevoli di tutela da parte dello Stato come forma di differenziazione delle donne per male,
le cui condotte non sono compatibili con un modello preciso di condotte eteronormative. Vi farò vedere qualche esempio a questo riguardo. Nella società eteropatriarcale, lo stesso dispositivo serve a costruire processi di vittimizzazione delle donne italiane. Vi dicevo prima, c'è una netta divisione che viene introdotta fra vittime per bene, che corrispondono a donne per bene, che giustificano quindi l'intervento repressivo e giustificano il controllo da parte dello Stato. Stato che va a tutelare davvero chi se lo merita, non chi se l'è andato a cercare. Come ho già accennato prima, ma lo ribadisco, la violenza sulle donne invece costituisce un primum che taglia trasversalmente etnie, classi, appartenenze politiche e una cartina di tornasole della relazione di potere scritta nel rapporto tra i generi e una relazione strutturalmente funzionale all'assetto della nostra società. Eppure, se andiamo a vedere qualche altro esempio, nonostante ci sia questa enorme elemento discorsivo, frame discorsivo sulla sicurezza, sulla condanna della violenza, sulla condanna dello stupro, quello che sembra emergere da un certo tipo di discorso è che in fondo il problema non è lo stupro per gli italiani e le italiane. Vi dicevo prima, Laura Boldrini, ma tantissime altre, a queste donne per male viene l'accusa che viene ribaltata è quella di essere traditrici della razza e quindi una possibile punizione è appunto per loro direttamente lo stupro. Il problema per quanto riguarda queste persone che scrivono sui social media quindi non sembra essere la violenza sessuale, ma il problema è chi possiede il controllo e l'accesso al corpo delle donne. In altre parole, se c'è un gruppo dominante con un frame discorsivo preciso e con un'idea, vedremo sempre più nazionalistica, in maniera accentuata più avanti, il gruppo dominante può tranquillamente stuprare o può augurare lo stupro. Dicevo prima questa divisione donne per bene e donne per male. Per essere degna di non essere stuprata, la donna deve essere ineccepibile nella condotta, deve riconoscersi più possibile nel gruppo dominante, deve aderire alle norme sociali, deve adeguarsi agli stereotipi di genere. Ecco perché Giovanna Reggiani diventa la vittima per eccellenza. È italiana, è borghese, è madre e moglie di un uomo italiano altrettanto per bene. Altri classici esempi di divisione di donna per bene e donna per male. Quella che viene considerata donna per male, ad esempio il caso recentissimo delle ragazze che mostrano dei cartelli contro il ministro degli interni e vengono accusate di qualsiasi defandezza su internet, fra queste accuse le più diffuse sono appunto quelle di augurare uno stupro. Vediamo un'altra faccia del discorso. Allora, sulla vostra destra trovate, perché siamo sempre molto capaci e pronti a sottolineare gli aspetti più volgari di un certo tipo di discorso sui social media. Qui vi mostro invece un esempio non formalmente volgare. Non so quanti di voi conoscono Mattia l'Abbadessa. L'Abbadessa è un famoso e giovane, come si dice in italiano, disegnatore. L'anno scorso fa anche dell'ironia, a suo giudizio, un segno caratteristico. L'anno scorso si innesta anche una grossissima polemica, che perché a un certo punto fa questo post su Facebook, e lo fa anche su Twitter, in cui propone questa app per smartphone che fa addormentare miracolosamente le donne sulla metropolitana con l'obiettivo di avere sesso con loro. Ora è ovvio che il frame discorsivo non è contrassegnato dalla volgarità, come quei post Facebook che abbiamo detto, ma qual è, diciamo, la conseguenza di una costruzione di questo genere? Un'app che fa addormentare ragazze sulla metropolitana, ovviamente carine, è un'esortazione a trovare un sistema per stuprare, perché si accede in questo modo a un corpo femminile senza consenso, e io
questo lo definisco stupro, ovviamente Mattia la Badessa, che è stato bersagliato di ogni tipo di polemica, e le donne e qualche uomo che è intervenuto sul suo Facebook o sul suo Twitter sono state ovviamente accusate di essere pacchettoni e non capire l'ironia da parte dei fan e delle fan di La Badessa. Allora, perché ho messo insieme però questi due elementi? Pongo la vostra, chiedo la vostra attenzione adesso invece sulla sinistra. Allora, 11 settembre 2001, inizio della guerra al terrorismo, la retorica dello scontro di civiltà. Questa retorica ha rianimato in Occidente discorsi che affondano le radici nell'epoca fascista e coloniale. Questi discorsi si appropriano in modo strumentale del linguaggio del femminismo e dei diritti delle, delle persone omosessuali al fine di legittimare imprese neoimperiali. Scusate. L'ideale è quello degli uomini bianchi che salvano donne scure da uomini scuri, questo ce lo ricorda Spivak. È un ideale che torna di nuovo alla ribalta. I corpi femminili, specialmente quelli delle donne velate, sono usati per significare e imporre le dicotomie di progresso e arretratezza, noi, loro, cristianità, islam, essere europea, essere altra. Questo manifesto della Lega Nord è esemplare di come le rappresentazioni stereotipate dei corpi femminili siano utilizzate per significare differenti livelli di civilizzazione. Mentre la donna turca vittimizzata soffre sotto un velo dietro le sbarre di una prigione, due donne occidentali, istruite e attraenti, rappresentano la comunità occidentale, libera e democratica, che rischia di essere invasa e stravolta dall'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Sanno anche scrivere. Altri manifesti. Quello che trovate sulla vostra destra è un manifesto della Repubblica Sociale Italiana che è ritornato in voga grazie ai gruppi neofascisti. Cosa raffigura? Un maschio nero nell'atto di assalire una donna bianca vestita di bianco. E su cosa fa leva? Sulla minaccia, come dicevo prima, dello stupratore nero e del suo irrefrenabile desiderio di possedere la donna bianca. Qual è l'obiettivo? Quello di suscitare la reazione del maschio bianco a cui è rivolta la scritta difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. Il secondo manifesto raffigura solo la porzione del corpo di una donna con un vestito bianco macchiato di sangue, grazie. Dimmi quando mi manca pochi minuti. Il corpo è adagiato su un letto di foglie che richiama allude a una violenza effettuata per strada, una violenza che automaticamente è associata con la richiesta di chiudere i campi nomadi ed espellere i Rom subito. Anche qui il destinatario implicito del messaggio non è la donna, che è la potenziale vittima di violenza, ma è sempre il maschio italiano, minacciato dall'eventualità che una delle sue donne subisca una violenza da parte di uno straniero stupratore. Questo è evocato alla domanda se capitasse a tua moglie, tua madre, tua figlia. In entrambi i casi, il corpo delle donne italiane è rappresentato come un territorio possesso degli uomini italiani, che deve essere difeso dall'attacco dello straniero. La presunta minaccia nei confronti delle donne bianche coincide dunque con l'idea che l'immigrazione rappresenti un pericolo per l'integrità della nazione. Vado molto velocemente su questo aspetto, finora abbiamo visto esempi tratti dai social media, ma se leggete un po' fra le righe, anche se mi rendo conto che è un po' troppo piccolo, il discorso istituzionale, questi sono discorsi tratti da interventi alla Camera dei Deputati in momenti specifici, sono discorsi del 2016, si discute, non so se ricordate, degli stupri che sono stati effettuati al Capodanno 2016 appunto a Colonia. Allora, uomini e donne, indifferentemente di diverse forze politiche, qua parliamo di Lega Nord e di Fratelli d'Italia, Popolo delle Libertà, riprendono il discorso delle violenze contro le donne a Colonia per porre seri interrogativi sulla gestione dell'immigrazione, sul rapporto dell'Islam con le donne, sulla pace sociale che sembra frammentarsi, pace sociale che poggia sull'omogeneità culturale e religiosa, sull'immigrazione incontrollata, sull'invasione, strumentalizzazione del corpo femminile rispetto al discorso politico. Lorena Milanato di Forza Italia parla proprio di un atto di terrorismo culturale a sfondo sessuale.
Per evitare questo atto di terrorismo è necessario evitare che il processo di integrazione porti a un piegarsi fino all'assoggettamento della cultura di libertà occidentale, dove la libertà delle donne sarà progressivamente ridotta nel livello e negli spazi di agibilità. Allora, il modo in cui viene percepito il posto riservato alle donne italiane della nostra società è fortemente condizionato dal paragone con mondi altri. Questi mondi altri, ricordate la prima immagine, vedete che il legame c'è fra 1600 e 2016, sono visti come arretrati, incivili, premoderni. In questi luoghi tutte le donne sarebbero relegate a posizioni di subalternità, a noi occidentali del tutto estranee. La sorte dell'Occidente ci sembra incontestabilmente migliore che in qualsiasi altro posto del mondo, anche per le donne. Qui vorrei aprire però un focus su qual è la rappresentazione delle donne immigrate nel nostro paese. Donne immigrate che sono oggetto di una doppia forma di esclusione e dominazione sociale, in quanto donne e in quanto donne altre, costrette di volta in volta, a seconda della nazionalità, nella categoria delle puttane, delle badanti, delle arretrate e delle sottomesse. Ci troviamo, in altre parole, di fronte al femminile in generale, ma ancora di più nei confronti delle donne migranti, a una modalità, a delle dinamiche di assoluta oggettivazione e naturalizzazione, di riduzione a corpo, ancora più di quello che avviene per le donne italiane. Corpo delle donne italiane che, in quanto custode dell'identità etnica, della bianchezza e dell'italianità, segna i confini dell'identità nazionale, riproducendo dinamiche di esclusione e di inclusione noi altre. Vi dicevo l'immaginario italiano sulle donne migranti, colf, badanti o prostitute, o a volte combinazione delle due. Sappiamo che le lavoratrici domestiche sono la categoria più richiesta dai decreti sui flussi, perché rappresentano una risposta alla domanda del mercato del lavoro e all'assenza di politiche sociali, e tuttavia, se sono giovani e belle, la loro immagine rassicurante c'è imposto a quella decisamente più minacciosa della straniera ruba mariti. Soprattutto quando non hanno corpi in regola, con documenti in regola, le donne immigrate sono corpi estranei, invisibili, fuori dalla norma, su cui il maschio italiano rivendica il potere di abusare. Mi avvio alla conclusione, se ho altri 5 minuti. Allora, quello che ho voluto sostenere è che razzismo e sessismo sono due sistemi di relazioni sociali che funzionano sullo stesso meccanismo: l'assegnazione di un posto sociale sulla base di criteri che essenzializzano un gruppo. Ciò che accomuna razzismo e sessismo non è tanto il fatto di essere due forme di oppressione e di violenza, ma che queste forme di oppressione sono viste come l'esito inevitabile di una differenza naturale tra i gruppi, precedente alle relazioni storico e sociali. Anche le donne italiane sono all'interno di questo meccanismo. Ora non si vede bene, ma questi sono alcuni estratti da gruppi blog dei cosiddetti gruppi mascolinisti italiani, che sottolineano moltissimo il fatto che la crisi della società occidentale, la crisi della società italiana, ma anche la crisi demografica, è legata al fatto che le donne italiane non seguono più la tradizione, e che questo allontanamento delle donne italiane dalla tradizione ha fatto sì che la società, che il cambiamento sociale sia rapidissimo, che sia lento, sia inesorabile e che sia assolutamente pericoloso per la società italiana nel proprio complesso. Allora, potrei qui... La tradizione è la casa. La tradizione è la casa e i ruoli di genere ovviamente tradizionali. Non ho tempo per, diciamo, raccontarvi come tutto questo si vada a coagulare nel discorso recentissimo sul nazionalismo e sul sovranismo. Vi dico soltanto alcune cose molto brevi. È la stessa concetto di nazione che riproduce performativamente il potere maschile. Il pensiero maschile rappresenta la nazione come femmina, non a caso, proprio come la terra, come tutti gli attributi e le conseguenze che ciò comporta. Immaginare la terra una nazione al femminile significa anche trattarla come una femmina, con i paragoni corrispondenti.
così che verbi, aggettivi e attributi replicano il rapporto maschio-femmina. La terra che si vuole colonizzare viene immaginata come vergine, anche se abitata da secoli, prima immagine, ed è dunque da esplorare, da penetrare, da conquistare, da violentare. Se si tratta della propria terra, abbiamo visto, della propria nazione, la retorica maschile ci dice che bisogna proteggerla e difenderla dallo straniero, proprio come si fa con le donne. C'è una vasta tradizione che ci racconta di come l'ordine borghese e la nascita dello Stato-nazione si fondino anche sulla posizione anatomica che c'è tra i sessi. Il maschio è attivo e la femmina è passiva, sempre ricordate l'immagine di apertura. Dunque il loro rapporto non può essere che gerarchico. Per meglio asservire le donne, con la modernità viene inventato, ad esempio in sostituzione delle alleanze familiari, anche il matrimonio d'amore, che dovrà essere l'unico orizzonte e sogno femminile, esattamente come ci dicono questi gruppi. L'arma che hanno utilizzato gli uomini per eccellenza per controllare le donne è lo stupro. Stupro che viene ricodificato durante l'ascesa della nazione e del capitalismo sotto forma di diritto maschile ai corpi femminili. Non a caso era lo stesso Kant che ci diceva che il matrimonio si fonda sul possesso sessuale, ovvero sull'uso del corpo della donna come cosa, chiusa citazione. Con il contratto di matrimonio l'uomo acquista una donna, apro citazione nuovamente, la acquista per legge. Che cosa significa tutto ciò? Che il contratto matrimoniale dà all'uomo, nel rapporto sessuale, il diritto di usare il corpo della donna proprio come una cosa e di esercitare tale diritto in ogni tempo e incontestabilmente. Il punto qui non è solo chi comanda e chi obbedisce, è molto di più, perché il sesso e lo stupro sono utilizzati come arma di controllo e di terrore, di controllo delle donne e di controllo degli altri. Botte e sesso, spesso in rapida successione temporale, ma i linciaggi, ad esempio, servivano a riportare le donne, ma gli afroamericani, ad esempio, a una femminilità puramente biologica, a una razza naturalizzata, a animali da riproduzione. Concludo. Nei prossimi giorni la collega Manuela Strange ci parlerà anche della situazione demografica. Sappiamo che c'è tantissima retorica nel discorso pubblico su questa potenziale, pericolosissima, traumatica sostituzione etnica da parte di gruppi altri, a volte non ben specificati, ma comunque possibilmente di religione musulmana. Anche il discorso che intreccia sessismo e razzismo introduce il tema della maternità. Tema della maternità che è per male, che è anormale, nel momento in cui la maternità si esercita con un uomo, in questo caso di colore. Quindi questo intreccio, se volete leggere anche lì, fa parte di un estratto di un discorso fatto in Parlamento che ha a che fare con, in questo caso, con l'eterosessismo, con la discussione sulla famiglia tradizionale, con il discorso sulla fantomatica teoria gender, che è un discorso però molto tradizionale, molto legato anche alla matrice eterosessuale. L'uomo è l'uomo e la donna è la donna, non ci possono essere ambiguità o zone grigie, ma l'uomo italiano è l'uomo italiano e la donna italiana è la donna italiana, non possono esserci, non sono permesse commistioni. Allora, quando parlo di legare la violenza maschile contro le donne all'eterosessismo e al razzismo, io faccio mia la lezione di Angela Davis, che vede appunto la violenza maschile come parte di un insieme organicamente costituito che ha una continuità nel tempo. Questa violenza è performativa, perché nel produrre e nel costruire un certo tipo di società e di soggettività continua a riprodurre e a mantenere quel tipo di potere che fino ad oggi, nonostante le leggi siano parzialmente cambiate e le donne così come i neri abbiano conquistato nel frattempo alcuni diritti, ha caratterizzato l'Occidente: il potere, il dominio, l'egemonia del maschio bianco. In questo senso il sessismo e il razzismo sono costitutivi del discorso nazionalista, sono pratiche discorsive di straordinaria potenza e non certo per caso ambedue partono e hanno preso sui corpi. Ma sono anche molto più che pratiche discorsive, sono due dispositivi potentissimi che servono a mantenere e a far sembrare naturale la disparità di potere tra uomini e donne, tra bianchi e neri. Guardate
Questo è stato, e veramente concludo qui, è uno screenshot del 4 maggio, quello ovviamente è molto più antico, di qualche decennio più antico. Cosa è cambiato da queste due immagini, fra queste due immagini e questo discorso? Nella prima immagine troviamo dei soldati italiani, quindi siamo in periodo coloniale, che guardano, osservano dei corpi femminili messi, diciamo, nella sfera pubblica come se fossero oggetti, cose che si vendono e si acquistano al mercato. Tant'è vero che proprio la didascalia della foto dice al mercato, mettiamo tanto per uno che poi facciamo a mezzo. È molto interessante analizzare anche dal punto di vista della costruzione della maschilità italiana questo tipo di messaggio. 4 maggio, questo è un gruppo abbastanza, insomma, con un certo seguito su Facebook, che fa riferimento a quella galassia di cui vi parlavo, dei gruppi mascolinisti o dei gruppi per i diritti degli uomini. Cosa fanno? Ogni settimana propongono un contest, come si direbbe con un linguaggio contemporaneo. Il contest è sulla cerbiattina della settimana. Chi appartiene al gruppo può proporre questa cerbiattina e gli altri membri possono votare. Quali sono i requisiti? Max una tipa per utente, una tipa, altezza minima 170 cm, quindi ci sono delle indicazioni ben chiare su come deve essere questa mercanzia che viene posta, non su un piano fisico come era nel precedente, ma sul piano virtuale. Deve essere un fenotipo europide. Quindi stiamo escludendo che ci possano essere delle cerbiattine non bianche, e deve essere un personaggio famoso, quindi un personaggio pubblico. Perché lo fanno? Perché è un personaggio famoso? Perché ovviamente questo è un gruppo pubblico, potete andare a vedere, potete anche commentare, e ovviamente si vogliono porre, sono ben attenti a far sì che immagini di donne non pubbliche possano essere pubblicati, quindi sono molto attenti a non prendere qualche denuncia. Vi dico anche questo perché il fatto che sia un gruppo pubblico all'interno del quale tutti possono commentare, all'interno del quale ci sono anche preoccupazioni legate alla privacy, non impedisce loro assolutamente di continuare a restare aperti come gruppo, nonostante propongono questa compravendita che prima si faceva con le lire, adesso si fa ovviamente con i like. Grazie. Ti ringrazio, abbastanza scioccante, anche perché per esempio alcune immagini che mi hai fatto, che hai mostrato, quello della donna, no, che viene violata dal nero e che dove c'è scritto proteggila, quella forse la 9, ecco, quella mi sembra una mi sembra un'immagine che ho visto da qualche parte, che aveva a che fare con i poster al periodo fascista. Quello, questo è proprio, io me lo ricordo perché insomma un po' mi sono un po' occupata dei poster durante il periodo della guerra, e questo era uno di quelli che normalmente, no, vedevo, quelli insieme a, sapete, i poster non parlare perché il nemico ti ascolta, c'era anche quello, è proprio dello stesso periodo. È abbastanza inquietante naturalmente, però non è niente di nuovo, perché chiunque un po' naviga su internet e chi non naviga su internet sa che queste cose ci sono. Io